Buongiorno a tutti, parliamo oggi di sperimentazione clinica e cerchiamo di definire, diciamo, in linea generale un po' le caratteristiche di che cosa si tratta. Sostanzialmente è una delle macro fasi che riguardano tutto l'intero percorso di ricerca e sviluppo di un farmaco o di una potenziale terapia, ma per esempio potrebbe riferirsi anche a una nuova metodica diagnostica, per esempio, ma per semplicità concentriamoci sullo sviluppo di un farmaco, ed è, diciamo, la macro fase più importante perché è quella che porta poi effettivamente la ricerca sull'essere umano, sulle persone. E quindi deve basarsi necessariamente su una forte evidenza scientifica preclinica che ne giustifichi sostanzialmente la possibilità di poter andare a testare una potenziale terapia anche sull'uomo, sugli esseri umani appunto. Per fare questo, la sperimentazione clinica è stata, diciamo, incapsulata in regole molto rigide. Ci sono dei regolamenti, delle norme, delle linee guida, delle buone prassi che devono essere assolutamente rispettate in modo da cercare di minimizzare per quanto possibile i rischi della somministrazione di una nuova molecola appunto all'uomo. Per fare questo si è deciso di procedere ovviamente per step. La normativa prevede di procedere per step e si parla storicamente, classicamente, di sperimentazione clinica di fase 1, di fase 2 o di fase 3. Diciamo in quella di fase 1 si utilizzano dei volontari sani, tipicamente, diciamo, lo scopo principale appunto di questa fase è quello di testare la molecola dal punto di vista della sicurezza, quindi verranno analizzati gli eventuali effetti collaterali che dovesse dare, la sua farmacocinetica, la sua farmacodinamica, tutta una serie di parametri correlati, ma in questo caso non verrà ancora valutata la sua efficacia. Se i dati della fase 1 dovessero essere effettivamente confortanti e soddisfacenti, a quel punto si può chiedere l'autorizzazione e passare alla fase 2. Nella fase 2 di sperimentazione si comincia a somministrare effettivamente, classicamente, la molecola ai primi pazienti. A quel punto i pazienti verranno seguiti dal punto di vista soprattutto clinico per verificare gli effetti della molecola, se effettivamente questa molecola possa avere degli effetti sulla patologia a cui è riferita, ma sempre continuamente stando molto attenti agli aspetti di sicurezza, perché anche in questo caso siamo in una fase primordiale di somministrazione sull'uomo. Se anche i risultati della fase 2 dovessero dare comunque degli esiti confortanti e scientificamente forti che possono giustificare un proseguio di questa potenziale terapia, a quel punto viene avviata la fase 3. La fase 3, chiamata anche fase pivotale, in genere è la fase più importante perché è quella che potrebbe, in caso di effettivo successo, portare alla richiesta di autorizzazione del farmaco agli enti regolatori. Nella fase 3 molto spesso i pazienti vengono randomizzati, divisi in due gruppi, i quali due gruppi spesso uno verrà assegnato al farmaco, quindi prenderà l'effettivo un farmaco, l'altro verrà assegnato al placebo e quindi prenderà un farmaco macroscopicamente identico ma che non contiene il principio attivo. Questo al fine di poter confrontare i dati tra i due gruppi e cercare effettivamente di estrapolare la migliore evidenza scientifica di efficacia di questa molecola sulla malattia, ma anche di sicurezza, in modo da poter confrontare tra gruppo farmaco e gruppo placebo anche gli eventuali effetti collaterali che dovessero esserci. Ovviamente ogni fase di sperimentazione ha un proprio protocollo, nel quale protocollo viene indicato tutto quello che verrà fatto in tutte le varie fasi e dovrà essere autorizzato appunto dagli enti regolatori prima di partire con la sperimentazione stessa. Nel protocollo poi vengono anche inseriti i criteri di inclusione e di esclusione dei pazienti ed ecco qui quando il paziente entra in gioco per poter partecipare appunto a una sperimentazione clinica. Esistono dei criteri di inclusione che sono sostanzialmente dei parametri generici che potrebbero andare dalla semplice età anagrafica del paziente fino magari a dei dati clinici molto più complessi e devono essere soddisfatti tutti per poter eventualmente partecipare alla sperimentazione. Oltre a questi vengono anche spesso inseriti dei criteri di esclusione, che sono una serie di parametri o di motivazioni per le quali il paziente non può partecipare alla sperimentazione clinica in oggetto. In questo caso ovviamente un paziente che volesse partecipare alla sperimentazione clinica non dovrà soddisfare nemmeno uno di questi criteri di esclusione, altrimenti non potrà effettivamente partecipare.
Nel momento in cui con il proprio medico si dovesse valutare che il paziente comprende sia i criteri di inclusione, ma non ha nessuno dei criteri di esclusione, eventualmente può partecipare ad una visita molto approfondita che viene chiamata la visita di screening. Nella visita di screening verrà testato tutto quello che è necessario sapere prima di partire per la sperimentazione e si cercherà di capire se effettivamente il paziente in oggetto potrà essere arruolato effettivamente per lo studio clinico di cui si sta parlando. Nel caso poi effettivamente il paziente risulti arruolabile allo studio clinico, verrà invitato per la procedura di consenso informato. Sostanzialmente è un confronto tra il medico o i medici che seguiranno la sperimentazione clinica, nel quale dovranno essere esposti effettivamente tutte le procedure che verranno fatte, gli eventuali rischi che ci possano essere e tutte le risposte alle domande e ai dubbi del paziente. Se questo sarà soddisfatto, se il paziente si terrà opportunamente soddisfatto dalle risposte e conferma la sua volontà di partecipare allo studio clinico, a quel punto firmerà il modulo di consenso informato e a quel punto potrà partecipare allo studio nei tempi che verranno definiti dallo stesso. Desidero infine fare un ultimo richiamo sul fatto che lo scopo vero e principale di una qualsiasi sperimentazione clinica è quello di fornire dei dati, che portino a un'evidenza scientifica, la quale evidenza scientifica confermerà se effettivamente la molecola in studio possa rappresentare oppure no una potenziale speranza di cura per tutti i pazienti che potranno eventualmente beneficiarne. Ma ricordiamo che lo scopo principale è appunto fornire un'evidenza scientifica. Beh, diciamo che per le patologie che hanno una prevalenza maggiore, quindi una diffusività sul territorio abbastanza ampia, in genere sono gli specialisti che hanno in cura il paziente che informano il loro paziente stesso sul fatto che ci sia una sperimentazione a cui lui eventualmente potrebbe partecipare. La cosa si complica nel caso in cui si tratti di patologie ad alta complessità o magari in ambito di patologie rare. In questo caso, essendo seguiti da dei centri di riferimento specializzati, è importante rivolgersi al proprio centro di riferimento e mantenere loro come interlocutore primario, oppure nel caso di patologie rare, per esempio, anche rivolgersi e tenersi in contatto con le associazioni dei pazienti, che spesso sono un ottimo accentratore di informazioni anche riguardo alle sperimentazioni in corso. Addirittura esistono dei registri di patologia ai quali sarebbe molto utile essere iscritti, perché spesso vengono anche addirittura convocati nel caso in cui ci siano delle sperimentazioni che ricercano determinati soggetti con determinate caratteristiche per la sperimentazione stessa. Per chi magari poi avesse anche delle conoscenze un po' più approfondite tecniche, esistono degli ottimi portali sul web nei quali per patologia si possono ricercare anche le sperimentazioni in corso o in partenza. Beh, partecipare a una sperimentazione clinica per un paziente è sempre molto impegnativo e spesso comporta anche grandi sacrifici per l'intera famiglia. Quindi nel momento in cui una sperimentazione non dovesse raggiungere gli obiettivi che si era prefissata, è chiaro che nasce un senso di sconforto e una forte delusione delle aspettative. È anche vero che però una sperimentazione appunto è un esperimento scientifico e come tale deve fornire una risposta come nel suo primario obiettivo. Non è detto che questa risposta sia sempre quella desiderata da noi pazienti. Rimane comunque il fatto che spesso le sperimentazioni che non raggiungono il proprio obiettivo servono come base per capire che cosa non è andato bene, correggere il tiro e partire con nuove ricerche, con nuove sperimentazioni, magari migliorate, che possono portare risultati migliori. Quindi ad un paziente che dovesse aver partecipato a una sperimentazione che ha non raggiunto il proprio obiettivo, rimane il fatto comunque di aver contribuito in prima persona all'avanzamento delle conoscenze e della ricerca scientifica nella propria patologia di competenza.